Grazie ai senatori della Commissione per averci permesso di essere auditi in merito al tema della armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, che è l'oggetto principale del disegno di legge 1477 di cui si discute, ma è anche il motivo per cui da ben 24 anni fa è nato il sindacato CONAPO nell'ambito esclusivo del Corpo Nazionale. Ovvero eliminare tutte quelle ingiustizie e odiose disparità di trattamento in stipendi e pensioni di cui i nostri vigili del fuoco soffrivano e purtroppo ancora soffrono a causa di scelte sindacali e politiche che negli anni 80 e 90 li hanno portati ad essere accomunati contrattualmente ai dipendenti pubblici anziché agli altri corpi dello Stato. Lo scorso anno queste nostre istanze sono state recepite nel cosiddetto contratto di governo del governo Conte 1, prevedendo per i Vigili del Fuoco l'impegno all'adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell'ordine. Per la prima volta l'allora ministro Salvini e sottosegretario Candiani diedero incarico al Dipartimento di effettuare un'analisi delle differenze retributive e previdenziali esistenti tra i Vigili del Fuoco e le forze di polizia, quantificando la somma in circa 220 milioni di euro all'anno. E proprio 220 milioni di euro sono infatti le risorse finanziarie indicate all'articolo 1,4 del disegno di legge 1477 di cui si discute, presentato in Senato il 30 agosto del 2019 proprio dal gruppo della Lega per cercare di dare continuità politica a questo progetto, interrottosi con la fine del primo governo Conte. Ed è appunto su questi 220 milioni all'anno che dobbiamo ragionare. Il 19 novembre scorso, come tutti sapranno, vista la mancanza di certezze da parte del governo in carica, questo sindacato ha riempito Piazza Montecitorio con circa 4.000 vigili del fuoco in divisa per chiedere questo stanziamento di 220 milioni nella legge di bilancio. È stata la più grande manifestazione di protesta dei vigili del fuoco degli ultimi 20 anni, ripresa da media e da tutti. In quella manifestazione, oltre alla solidarietà e alle azioni delle forze politiche di opposizione, si è presentato l'esponente del governo Conte 2, il sottosegretario degli interni Sibilia, annunciando l'impegno di tutto il Movimento 5 Stelle per cercare di arrivare allo stanziamento dei 220 milioni nella legge di bilancio 2020. Il risultato finale, lo sappiamo tutti, è la legge di bilancio 160 del 2020. 19 all'articolo 1,133 ha stanziato 165 milioni dei 220 occorrenti e li ha finalizzati solo alle misure di armonizzazione retributiva, escludendo quelle previdenziali. Se quindi mancano all'appello 55 milioni strutturali, si è comunque trattato, insomma, di un grosso passo avanti, come non ce n'è mai stato nella storia dei Vigili del Fuoco. È comunque notizia di pochi giorni fa che la maggioranza ha presentato in quinta commissione alla Camera dei Deputati dei lavori per scusate, del decreto rilancio con l'emendamento 84.014 sulla corresponsione dei 165 milioni. Pertanto, se il disegno di legge 1477 costituisce una legge delega per dare al governo il potere di emanare successivamente uno o più decreti legislativi attuativi, in questi giorni i relatori di maggioranza stanno presentando un emendamento che costituisce già l'attuazione pratica, con tanto di tabelle retributive del principio di armonizzazione retributiva, e lo stanno facendo sulla base di una proposta redatta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sulla quale c'è stato solamente un incontro con l'amministrazione in videoconferenza e nessuna possibilità di contraddittorio in diretta, ma solo con l'acquisizione di osservazioni scritte che non sono state peraltro recepite in toto. Il CONAPO ha constatato che l'emendamento in questione che stanno proponendo i relatori in commissione alla Camera dei Deputati presenta sostanzialmente due grosse criticità. La prima riguarda il trattamento retributivo fisso, per il quale l'emendamento prevede un importo mensile inferiore dell'assegno di specificità dei vigili del fuoco rispetto all'assegno funzionale delle corrispondenti qualifiche delle forze di polizia, ma comunque tale da garantire un pari importo complessivo nell'arco di una carriera finalizzata, ipotizzata in 34 anni di servizio. Questo, se da una parte garantisce certezza dell'equiparazione retributiva del trattamento fisso del personale con poca anzianità di servizio o neoassunto, impedisce a chi ha già più di 17 anni di servizio di vedersi almeno trattato come le forze di polizia dal 2022 fino alla pensione. Fermo restando che tutto quello che è stato perso nel pregresso non potrà essere in nessun modo recuperato.
E questa è una criticità che va corretta urgentemente utilizzando le risorse, ad esempio a nostro giudizio, che lo stesso emendamento destina a finalità diverse da quelle dell'armonizzazione retributiva. A mero titolo di esempio, gli 8 milioni destinati agli impiegati che non soffrono di alcuna sperequazione rispetto agli altri impiegati del medesimo Ministero dell'Interno o i 12 milioni sprecati nell'incremento del monte ore di straordinari, che di fatto non c'entrano nulla con l'armonizzazione retributiva. La seconda criticità riguarda il trattamento accessorio e quindi la necessità di adeguare le indennità per il lavoro notturno, festivo e superfestivo alle analoghe indennità delle forze di polizia, operazione che riguarda, interesserebbe tutto il personale in turnazione di qualsiasi anzianità che espleta funzioni operative, cui allo stato attuale si comporta un danno che è pari a circa 175 euro al mese. Per questi motivi, proprio ieri il CONAPO ha scritto al governo e agli onorevoli deputati di maggioranza e opposizione, chiedendo precise modifiche a salvaguardia del personale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative. Abbiamo anche scritto a tutte le altre organizzazioni sindacali rappresentative, chiedendo di convergere su queste due richieste di modifiche che sono molto importanti. Da ultimo, vogliamo significare una cosa che non è mai accaduta prima ai Vigili del Fuoco. Non è mai accaduto che le organizzazioni sindacali non venissero convocate dal Ministro dell'Interno e dal Sottosegretario delegato per essere ascoltate in merito alla modalità di ripartizione degli aumenti retributivi per i 165 milioni stanziati con la legge di bilancio. Abbiamo chiesto più volte di essere ricevuti dal Ministro dell'Interno Lamorgese senza risposta e l'abbiamo chiesto nuovamente ieri con forza. Impossibile anche parlare con il sottosegretario delegato per le materie dei vigili del fuoco perché non esiste questa figura. Il ministro dell'Interno non ha ancora attribuito le deleghe a quasi un anno dall'insediamento del governo Conte 2 e questo rende difficilissimo rapportarsi con il governo per queste materie molto delicate. Quindi i vigili del fuoco chiedono di passare ai fatti in tempi veloci, visto che le risorse sono stanziate, sono soldi che già esistono, che già ci sono, ma chiedono anche attenzione a non distribuirle male queste risorse, vanificando così parte del risultato dello stanziamento dei 165 milioni della legge di bilancio, che è destinata appunto all'armonizzazione. Per quanto riguarda le altre parti del disegno di legge 1477, è molto importante l'articolo 2 che contiene la modifica della legge 121 del 1981 affinché il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco entri a far parte di diritto nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ogni qualvolta le questioni trattate riguardino aspetti di tutela della pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile. È una grande elevazione della sicurezza dei cittadini, di cui chiediamo sollecita approvazione. Sulla necessità di rivedere il modello assunzionale dei Vigili del Fuoco non vi è dubbio che ciò vada fatto, ma non è possibile affrontare nell'interezza questo argomento che meriterebbe una trattazione apposito. Sicuramente non ci si riesce in questi pochi minuti, salvo fare delle grosse omissioni. Ci limitiamo per il momento a dire che bisogna ringiovanire il corpo e questo è un dato di fatto, è sotto gli occhi di tutti. E quindi concludo ringraziando a nome del CONAPO e ci riserviamo di inviare alla prima commissione una memoria riassuntiva di quanto abbiamo sommariamente esposto adesso in audizione. Grazie.